quando si aprono le variazioni devono essere presenti. Benvenuti a tutti intanto, non solo a coloro che hanno avuto la pazienza di aspettare, ma anche a, io vedo, diversi rappresentanti della politica mazzarese che ci ha contraddistinto negli ultimi anni. Nella qualità di anziano rappresentante dell'UDC, lo sono dal 2001, 20 anni, e porgo il benvenuto a tutti, porgo il benvenuto al nostro referente regionale che sarebbe Mimmo Turano e ringrazio senza dubbio il gruppo consiliare neocostituito che oggi viene presentato ufficialmente alla città, sebbene è stato fatto anche in consiglio comunale, però riuscire a dare una così presenza, rappresentare il gruppo in presenza di tanti graditi ospiti è sempre un evento che è emozionante. Passo subito per via del tempo a elencare il gruppo: Enza Chirco, Elenia Quinci, Antonio Colicchia e Pietro Marino, che ovviamente è capogruppo e vice capogruppo è Antonio. Detto questo, poche parole per dire che il nostro partito, ma lo dirà meglio anche Fabio Bongiovanni, che è qua, non lo vedevo più. Io passerei subito per un saluto, considerato i tempi, un saluto a Nicola Giacalone, poi l'avvocato Morello, e poi vorrei che anche i consiglieri che costituiscono il gruppo portassero un saluto. Grazie a tutti. Grazie Franco. Grazie Franco, buonasera a tutti. Niente, solo per rappresentare un lavoro che è stato fatto in sordina. Noi ci siamo incontrati con Mimmo, ci conosciamo da tanti anni, ci siamo incontrati qualche anno fa. E niente, piano piano avevamo detto che volevamo crescere, forse molti non ci credevano, invece piano piano, molto molto lentamente, così come siamo abituati a fare, siamo cresciuti. Abbiamo iniziato un discorso forte con Francesco Foggia e poi via via abbiamo dimostrato nel territorio che effettivamente, questo gruppo fatto da leader importanti come Mimmo Turano, da storici come Francesco, ma piano piano possiamo diventare, siamo diventati probabilmente un punto di riferimento politico, perché sappiamo fare politica in maniera seria, modesta, ma attiva, perché dove possiamo arrivarci non ci mettiamo le scale, non ci fermiamo davanti a nulla, siamo a disposizione della città, del territorio, l'abbiamo dimostrato, siamo sempre disponibili H24 e questo, caro Mimmo, piano piano, come vedi, la perseveranza paga, tanto che abbiamo iniziato un'interlocuzione forte con i consiglieri e siamo riusciti a trovare, se mi permettete, il meglio che posso offrire al Consiglio Comunale di Mazara, parlando di imprenditori e di professionisti. Abbiamo altri, caro Mimmo, che devo dire ci fanno un po' la corte, ma noi, se mi permetti, oggi siamo nelle condizioni di scegliere e abbiamo scelto il meglio, a mio avviso, oltre il meglio che il Consiglio Comunale di Mazara può offrire, e questo ritengo che sia un passaggio importante. Oggi lo consacriamo in qualche maniera con la candidatura, e questo è un altro passaggio importante di questo gruppo politico di Mazara, che è Pietro Marino, che ha deciso di venire con noi, e noi siamo lieti e orgogliosi di avere Pietro Marino nel nostro gruppo politico, perché siamo convinti che Mazara possa esprimere finalmente un deputato che sia anche imprenditore di questa città. Grazie a tutti. Bravo, e buona sera. Bravo. Sì. Gaspare, anche a te l'onore di un breve saluto. Salve a tutti. Diceva Richard Lessing, l'attesa del piacere è la stessa piacere. Quindi questa attesa ha creato una emozione in più. Io sono innanzitutto ringrazio
tutti gli astanti per questa, questo desiderio di darmi la parola. Io quando vedo, caro assessore, lo scudo crociato, io mi emoziono. E sono un sopravvissuto perché sono un democratico cristiano. Questo partito ha una storia importante e credo che con tutte le sue macagne, quello che ha fatto la Democrazia Cristiana nella storia del nostro paese è stato un risultato importante. Io quando parlo della Democrazia Cristiana il mio pensiero non può che andare a personaggi di statura immensa come Don Luigi Sturzo, Cesare Gasparri, Giuseppe Toniolo, e Aldo Moro, Fanfani, che ancora oggi sono proprio la storia e la cultura della politica. Se oggi guardiamo un po' anche lo scenario culturale della politica, mi pare che sia grosso modo quasi raso al suolo. Quindi io credo che lo scudo crociato, l'UDC, possa avere un ruolo trainante e anche importante, specialmente nel territorio mazzarese, specialmente in questa terra, la Sicilia, che purtroppo ogni volta mi pare che sono occasioni mancate, e forse oggi è arrivato il tempo significativo e anche profetico di dare a questa città, diciamo, un ruolo che faccia leva su un sentimento. Caro onorevole Duran, qual è questo sentimento? Io mi sono sempre ispirato a questi giganti della storia e della politica come Sturzo, Giorgio La Pira, che in alcuni passaggi sono stati veramente strategici e mettendo in evidenza un sentimento che si chiama amore, che purtroppo è stato calpestato e non ha avuto quella importanza che dovrebbe avere per poter dare dignità a quelli che sono i bisogni della gente. Molto spesso quando ci si siede in questi scranni ci si dimentica delle persone, di chi ovviamente è al centro ed è il cuore pulsante della politica. Io la politica la intendo con quel sentimento di servizio che è alla base della sua essenza. Senza voler scelenare sapere, ma la politica l'ho sempre intesa come quando Paolo VI nella sua enciclica Populorum Progresso del 1967 la definiva come la più alta forma di carità. Questo è il senso sostanziale di quello che la politica dovrebbe affrontare. Quindi uno dovrebbe sentirsi atterrito da una responsabilità importante quando ha sulle spalle il futuro dei nostri figli. E quindi a te, caro Pietro, l'onore e l'onere di dare dignità a questi bisogni, perché conosco il tuo cuore e so che sei una persona per bene, volenterosa e con l'amore nel cuore. Spero che questa città sappia finalmente premiare chi nel cuore ha la bontà e chi nel cuore ha l'amore. Grazie a tutti per il tempo che mi avete dato. Grazie Gaspare. Francesco, vuoi dare un saluto pure tu? No, c'è l'altro. Buonasera a tutti, naturalmente per me è un piacere essere qui perché dico sempre che il primo amore non si dimentica mai. Io sono stato uno che ho iniziato il mio percorso politico proprio nell'UDC, a fianco a Valeria Lestra e a Giovanni Acona, dove sono stato eletto 12 anni fa. Poi di strada ne abbiamo fatta e di conseguenza magari siamo poi anche maturati, siamo cresciuti e tutto sommato abbiamo preso una forte credibilità nel territorio. Ho intrapreso anche un percorso condiviso in passato con Pietro Marino, poi per scelte politiche diverse ci eravamo comunque divisi, è arrivato anche il momento con una prova di maturità forte per la nostra città, soprattutto per il nostro territorio, di unire le forze. Di unire le forze sotto un simbolo che è quello dell'UDC,
di cui io mi sento molto legato. Io rappresento il gruppo della Forza dei Fatti. Voi sapete come sono andati i fatti dell'ultima campagna elettorale, ci tengo a precisarlo perché la Forza dei Fatti è una squadra ancora viva, vicina all'assessore Turano, lo ha dimostrato con i fatti, siamo sempre sul territorio a svolgere lavoro nel mondo della solidarietà, del sociale e non solo, siamo sempre vicini. Certo, ci manca il ruolo politico, ma abbiamo la fortuna, oggi come oggi, di avere uno dei più forti gruppi consigliari che la città di Mazara del Vallo possa avere. Abbiamo quattro esponenti di fondamentale importanza, li hanno appena citato, dico che si può fare una buona politica, una politica attiva, una politica costruttiva. Sicuramente questo gruppo, da quello che ormai si sa, presenterà una figura importante come Pietro Maina alle regionali ed è una qualcosa di importante per il nostro territorio perché comunque ci misuriamo. Abbiamo l'assessore Mimmo Turano che sarà anche lui un altro candidato quasi sicuramente per le regionali, significa che l'UDC nel territorio è presente ma soprattutto sta crescendo, ma soprattutto a Mazara è una grande forza, la forza quella che vuole emergere e dimostrare che siamo un gruppo compatto, la vostra presenza questa sera qui lo dimostra. Poco fa Franco Cagitano ha citato alcune persone, io non posso che citare anche Giovanni Quinci che è presente insieme a noi, il dottore Sciacca e tanti altri appassionati dell'UDC, perché l'UDC a Mazara del Vallo ha una storia importante come Sant'Oreo Genova e altri dottori che adesso non mi ricordo, e dobbiamo unire quelle persone, dobbiamo compattare tutti perché dobbiamo dimostrare di essere presenti tutto forti. Io ringrazio Nicola Giacalone per avermi dato questa opportunità di intraprendere il rapporto con l'assessore Turano e dico che non me ne sono pentito. Dico che grazie a loro ad oggi si parla di una politica costruttiva, una politica rivolta al sociale e non solo, una politica di fatti come piace a me. Io vi dico che naturalmente io sono una persona abbastanza, come dico io, particolare. Sono sempre dietro a chiedere, ma a chiedere non per fatti personali, a chiedere per la collettività. Proprio quest'estate l'assessore Mimmo Turano è stato presente nel nostro territorio che ha appoggiato diverse iniziative per quanto riguarda ad esempio l'associazione Abilmente Uniti, con i ragazzi diversamente abili, tutte le famiglie che hanno fatto un bel progetto ed è stato uno di quelli che ha creduto e siamo riusciti a portare questo evento in molte città della provincia. La stessa cosa ha fatto con il mondo del volontariato per l'Unione Nazionale Carabinieri. Vede, sono piccole cose, però per noi sono grandi cose, perché magari la politica mazzarese, come posso dire io, li ignora, non li considera, e invece c'è chi si prende al cuore di questa realtà del mondo del volontariato. E il Mimmo Turano è stato uno di questo. È solo per questo che per me è una cosa importante, avrà tutto il mio sostegno e tutto il mio appoggio. Ringrazio a tutti per avermi ascoltato e niente, auguro in bocca al lupo al gruppo consigliare che sicuramente mi rappresenterà degnamente in questo consiglio comunale. Grazie, bravo tutti. Grazie Francesco, ex consigliere del MDC, ma assieme anche alla consigliera Lestra, tanti altri, Giovanni Quinci che era pure un nostro assessore comunale, saluto pure Colicchia, non volevo poco fa diciamo, fare discriminazione. Io vorrei passare la parola al nostro coordinatore provinciale Fabio Bongiovanni, anche per lui per un saluto che mi sembra doveroso. Io ringrazio per la parola ricevuta, per l'ospitalità ricevuta, ma ringrazio la città di Mazara del Vallo, ringrazio le cittadine e i cittadini di Mazara del Vallo che sono qui con noi a stringersi attorno al gruppo consigliare neocostituito, ma stringersi anche a noi come gruppo dirigente in un percorso che si fa davvero fecondo e interessante per la città di Mazara, perché la costruzione di un gruppo politico che diventa sia a pari merito, come ricordava il presidente Foggia, di primo gruppo politico in seno al Consiglio Comunale, ma segna l'importanza che non va sottaciuta, non va sottovalutata, di un impegno sociale, come è stato riferito, che si trasporta e si trasferisce nell'agone politico, nel consesso civico in maniera significativa e importante. Alle elezioni comunali il riportare il simbolo scudo crociato all'interno del consesso civico ha una importanza e chi fa politica, chi la fa in prima linea, chi la fa con impegno e passione riconosce sicuramente quanto questo sia fondamentale. Mancava questo simbolo, ritorna grazie a questi quattro consiglieri, grazie a Pietro, a Enza, Antonio e a Elenia.
che convergono su un progetto politico che parte da Roma, parte da Lorenzo Cesa, che vede il coinvolgimento dei movimenti civici, dell'associazionismo, di tutto quel mondo, di tutto quel fervore che si riconosce in valori, ideali, tradizioni, culture, e che ha esperienza di governo, che ha esperienza politica, che ha esperienza amministrativa. È finito il tempo dell'improvvisazione, è finito probabilmente anche il tempo delle cliccarie, delle parlamentarie. Ritorna quella politica seria, concreta, valida, capace, responsabile per le città e per le comunità, che oggi si riconoscono in questo progetto politico, si riconoscono in questo partito, e questo lo dico anche con un certo orgoglio, perché nel panorama politico ancora potersi pregiare del termine di essere realmente e concretamente partito è un termine d'orgoglio assoluto che va rivendicato. E in questa esperienza riconoscersi in un gruppo parlamentare, in un gruppo consigliare, che era un auspicio, un gruppo consigliare che è costituito da quattro persone che hanno esperienza, che hanno capacità, che sono persone valide, conoscono il territorio e che provengono dal mondo delle professioni, del lavoro e dell'imprenditoria. Bene, questo non può che fare bene alla città di Mazara del Vallo. E lasciatemi dire con una punta di legittimo orgoglio, perché chi fa politica, questi incontri come questi per noi sono corroboranti. Ritornare in mezzo alla gente, ritornare ad occasioni pubbliche di incontro e di confronto, ritornare ad ascoltare le proposte dei territori, delle comunità che si riconoscono oggi in questi quattro consiglieri, che alle elezioni regionali si riconosceranno in Pietro e gli daranno il mandato di rappresentare questo territorio, di rappresentare questa comunità, insieme a tutto il gruppo favoloso che ha detto bene Nicola, si ha costruito, ha faticato, ha seminato per poter realizzare questa circostanza, oggi si concretizza. A voi dunque la responsabilità, lasciatemelo dire da coordinatore del partito. Sono imminenti appuntamenti elettorali importanti, dalle prossime amministrative, alle regionali, alle nazionali, lasciamo stare gli appuntamenti che riguardano la Presidenza della Repubblica o altre cose che non ci riguardano direttamente, ma tutto quello che ha una valenza elettorale in questo territorio provinciale non potrà che trasferirsi insieme alla guida di Mimmo Turano, insieme alla guida del gruppo di Mazara, insieme alla guida di un gruppo dirigente del partito che è presente in tutti i territori e che si vuole spendere, che si vuole misurare con sfide nuove ed importanti, a partire da Mazara, dove è chiaro che questa circostanza e la presenza così numerosa e qualificata di persone e di autorità politiche che sono presenti e sono venute qui ad ascoltarci fino a quest'ora diventa davvero qualificante. In questa prospettiva, in questo orizzonte, in questo percorso in cui ci troviamo tutti insieme, ci ritroviamo oggi, ci ritroveremo da qui alle prossime scadenze, nella certezza che fare politica dentro l'UDC, fare la politica insieme a noi in termini di amicizia e di responsabilità, non potrà che fare bene a questo territorio e a questa comunità con la guida di persone valide come voi. Io vi ringrazio per quello che avete fatto. Grazie Fabio. Grazie Fabio, grazie, grazie. Siete appassionati, appassionati. Io prima di passare sempre per un saluto veloce la parola ai consiglieri, saluto Nicola Dorrito che è vicino a noi e mi sembra doveroso. Anche perché sarò un consigliere comunale a breve. E questo, ce lo auguriamo per questo. Allora, iniziamo in ordine alfabetico con Enzo. Come dice. Buonasera a tutti, io colgo l'occasione per porgere un saluto a tutti voi, molti lo sanno, qualcuno magari non lo sa perché magari ci conosciamo poco, io sono il consigliere Tirco, faccio parte del gruppo consigliare oggi UDC, fiera di esserlo. Che dire assessore, noi lo ringraziamo stasera della sua presenza, dai, del lei. Per noi è importante, io ancora lo conosco poco. Come molti sanno, noi stiamo muovendo i primi passi, almeno io e la consigliera Quinci sono i nostri primi passi all'interno della politica, e quindi lo facciamo anche a riflesso dei nostri ragazzi, ecco, di Pietro Marino e di Antonio Pulizia, che sono veterani della politica mazzarese. Però che muoviamo questi primi passi in modo serio, in modo responsabile. E questo penso che in Consiglio Comunale ci ha sempre contraddistinti, perché oggi ascoltare la gente e stare in mezzo alla gente per me è un qualcosa di importante. Portare le istanze all'interno del Consiglio Comunale dei miei concittadini è fondamentale, e portarli anche al
con un dialogo costruttivo con gli organi di un partito serio e strutturato qual è l'UDC, per noi è fondamentale. Per cui io ringrazio l'assessore per averci accolto all'interno del suo partito e spero che insieme anche, scusate, al gruppo di Mazara del Vallo, che per noi è fondamentale, perché questo dialogo che c'è, che si deve costruire, questa sinergia che si deve costruire con i componenti dell'UDC Mazara, per noi è importante, perché noi siamo sì in consiglio comunale, però è chiaro che le istanze devono venire anche da parte dei nostri concittadini e di tutti coloro che hanno aderito all'UDC, come ex consiglieri comunali come Francesco Foggia, non me ne voglia della dottoressa Lestra, che è una donna e quindi sicuramente ci può anche aiutare a farci anche crescere, perché no? Quindi ringrazio a tutti, grazie assessore della sua presenza e buona serata a tutti, grazie. Grazie Enza. No, per far condice io darei la parola a Antonio. Ok. Mi rimetto la mascherina. Buonasera a tutti. Abbassalo un attimo. Buonasera a tutti. Allora, io stasera sono veramente felice di questo incontro e vorrei fare non vi ruberò più di 5 minuti, vorrei fare una piccola cronostoria. Intanto no, io vorrei ringraziare personalmente Nicola Lisma e Francesco Foggia, che in maniera molto semplice, pragmatica e veloce hanno fatto sì che questo gruppo aderisse all'UDC. Perché oggi la politica è fatta tutti di sé, ma vediamo, noi in un incontro, prima con Nicola e poi con Francesco, siamo riusciti ad incontrare l'assessore Mimmo. E anche l'assessore Mimmo ci ha dedicato praticamente un quarto d'ora la prima volta e 20 minuti la seconda volta. E dice: ragazzi, so chi siete, andiamo avanti. E questo secondo me la politica, alla fine, quando io dico che in politica non siamo tutti gli stessi, questo paga. Perché quando le autorità regionali cominciano a dire: aspetta, io mi voglio informare chi è Piero Marino, chi è Antonio Coricchia, chi sono Enza Chirco e chi è Ilenia Quinci, e nel giro noi di 20 minuti concertiamo una futura candidatura alle regionali e un gruppo in consiglio comunale, non è cosa da poco, perché c'è gente che ci lavora da anni ma non riesce ad arrivare a questi obiettivi. Quindi, per dire che il modo di fare politica in maniera seria poi alla fine paga. Successivamente cosa è successo? Che, come diceva poco fa Enza, noi non siamo altro che un megafono di un partito strutturato, di un partito fatto di personalità importanti che hanno anni di carriera e responsabilità assunte per la politica. Vi faccio un esempio: si stava discutendo sul ponte di Boccarena, ci siamo confrontati con Nicola Giacalone, ex assessore alla provincia, e confrontandoci con Nicola Giacalone, ex assessore alla provincia, abbiamo capito che qualcuno con i mocassini senza calze ci prende in giro, perché ci sono dei problemi strutturali. Mi confronto con Giovanni Quinci, perché siamo due tecnici, e ci accorgiamo che effettivamente, perché due teste sono meglio di una, tre teste con il dottore Nicola Norrito sono meglio di due, cominciamo noi a capire effettivamente, a dare delle risposte serie. Ora quello che è delle proposte pure serie, non delle risposte. Noi oggi stiamo facendo un grande passo, che è quello praticamente di puntare in un partito importante con una candidatura importante. E se la città questa volta riesce a capire l'importanza, perché qui o si fa l'Italia o si muore, per quanto ci riguarda. Azzardo. Quindi io dico, noi siamo a disposizione, noi abbiamo un grande gruppo in consiglio comunale, ma abbiamo grandi menti dietro, non dietro, insieme consiglieri comunali. Quindi io sapete come ci muoviamo noi in consiglio comunale. Non abbiamo mai fatto propaganda noi con i fatti, con le carte. Noi scienza non ne facciamo, e nemmeno fantascienza, noi facciamo politica per passione,
e non per professione, come fa qualcuno anche a livello amministrativo. Quindi io vi ringrazio tutti e vi auguro un sereno Natale. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, sono Elena Quinci, sono consigliera comunale del DC di Mazara. Per me questa sera è un motivo di gioia e orgoglio essere fra voi. Io ringrazio l'UDC Mazara del gruppo politico che ci ha accolto sin da subito a tutti e quattro. Noi come gruppo consigliare siamo un gruppo unito, coeso, compatto, che stiamo sempre fra la gente e con la gente. Siamo l'ego dei cittadini. Il Consiglio Comunale non è altro che l'assise in cui noi portiamo le loro istanze, dei cittadini, della città, del territorio. Abbiamo deciso di sostenere tutti sin da subito, tutti contenti, la candidatura alle elezioni regionali di Pietro. Pensiamo tutti che Mazara abbia bisogno di quello spirito di innovazione, di cambiamento, di speranza, di fiducia e soprattutto che torni ad essere protagonista nel Mediterraneo a livello regionale. E penso che ciò possa essere possibile soltanto attraverso l'azione di ciascuno di noi, prendendoci tutti le nostre responsabilità e con un'azione generosa da parte di ciascuno di noi, nessuno esclusi. Adesso non posso che ringraziare l'assessore Turano per essere qui stasera fra noi e un grande in bocca al lupo a te, Pietro. Tutto il gruppo consigliare, il gruppo politico di CD Mazara è con te. Quindi buon proseguimento, buon sereno Natale a tutti. Grazie. Grazie. Grazie Emilia. Ma per la verità, noi un deputato regionale l'abbiamo, ma da circa 9 anni, nessuno se ne è mai accorto. Per cui trasferiremo la rappresentanza regionale a Pietro Marino, a cui passo la parola. Grazie Franco. Allora, per me oggi è una bellissima giornata. Si vistipa la fotografia. Mi sono preparato proprio da candidato, perché bisogna fare il candidato, e sono veramente fiero di esserlo. Voglio iniziare ringraziando naturalmente tutti, parlando naturalmente i vecchi, chiamiamoli vecchi dell'UDC storici di Mazara. Anche come tale siamo. Vabbè, ma per me siete vecchi storici, perché da 20 anni che vi conosco, che faccio politica anche io in Consiglio Comunale, 20 anni che voi siete sempre con l'UDC. Voglio fare questa premessa perché spesso e volentieri, quando un gruppo si muove, va giustamente a cercare casa politica, e c'è sempre il geloso, l'invidioso di turno, no, tu a questo no, quello là, non mi piace, mi piace perché si prende il mio posto, si prende il tuo posto e quant'altro. Devo dire che non abbiamo avuto da nessuno di voi nessun veto. Questo mi fa onore, ci fa onore a tutti quanti e siamo fieri e felici di essere qui e rappresentarlo in Consiglio Comunale. Perché sarebbe veramente, cioè ci avete dato fiducia piena. E questo non è da poco in politica, soprattutto in questo momento, in questo periodo. Quindi siamo già fieri e vi ringraziamo anticipatamente a tutti voi storici di Mazara. Ringraziamo naturalmente il nostro segretario regionale e nonché assessore, onorevole Mimmo Turano, perché come ha detto Antonio, subito ha accolto la nostra proposta. Devo ringraziare di vero cuore a Francesco Foggia, che insieme a Nicola Lisma sono stati promotori il 60% della new entry noi in questa magnifica appartenenza politica dell'UDC, dove finalmente voglio fare un chiarimento, perché essendo domani un candidato, caro Mimmo, è chiaro che inizieranno gli attacchi, le accuse, tipo, faranno quello che devono fare, che è la politica, ma io ho le spalle grandi e posso arrivare fino a Palermo, non ho problemi, perché sono così, quindi cioè, non ho problemi. Quindi di conseguenza preparo questo, perché è chiaro che diranno: ma tu hai cambiato partito, quante partite? Io non ho cambiato nessun partito, io mi sono sempre candidato nelle liste civiche, cioè anticipiamo le critiche che qualcuno magari vorrà fare, perché mi sono sempre candidato nelle liste civiche, perché con i partiti abbiamo avuto sempre problemi.
i cittadini tutti, che le ringrazio di vero cuore, mi hanno dato sempre il loro consenso, la loro fiducia, e è la quarta volta probabilmente, se non ricordo male, che mi candido in consiglio comunale, e i consensi che mi hanno dato, la fiducia che mi hanno dato è sempre non peggiorato ma migliorato, addirittura non l'ultima, proprio abbiamo sbancato con i consensi. Questo mi fa onore e ci fa onore soprattutto a me e anche alla collega Chirco, che abbiamo fatto questa campagna elettorale insieme. Poi ho incontrato la meraviglia in consiglio comunale con il leader Colicchia e Elena Quinci e abbiamo, ci siamo sposati politicamente. Antonio è un leader indiscusso, numero uno. Antonio, non parliamo di Nicola poi altrettanto, perché anche se Nicola non c'è... C'è. Ed è molto presente, anzi è quello il quale ci guida e ci dice spesso e volentieri, essendo io uno caldo, perché giustamente dico sempre, magari sbagliando, attenzione, quello che penso subito, ma questa è la mia natura e questo è il mio carattere, quindi chi mi conosce sa, sono così, è inutile, cercherò di cambiare e migliorare, ma sono così, sono caldo. Avvocato, non ho parole come dirti grazie del tuo pensiero e dell'affetto che hai nei miei riguardi, altrettanto ce l'ho per te. Francesco, è inutile che te lo dico, perché sai l'affetto che nutro per te, e Nicola altrettanto. Per quanto riguarda tutto il resto, caro Mimmo, sono fiero e sono veramente orgoglioso di essere il candidato dell'UDC a Mazara del Vallo. È un momento storico. Io sono abituato e mi piace a me la politica, perché mi piace chiedere il consenso. Non è semplice, ma molto, spesso e volentieri sono, vediamoci chiaro, mi dai l'incarico, mi fai questo, mi fai quello... E non si canto perché hanno paura di chiedere il consenso. Io sono diverso, io mi diverto. A me piace andare in giro, chiedere il consenso e ringraziando tutti i cittadini, fino ad oggi li ho ottenuti, ma ne sono fiero. A me piace fare la campagna elettorale. Per questo abbiamo chiesto questa candidatura, perché io mi diverto e mi diverterò fino all'elezione, sarà ottobre, sarà novembre, non sappiamo ancora la data certa, ma già da 2 mesi che io con tutto il mio gruppo siamo in campo, siamo scesi in campo e ci stiamo divertendo. Non è che la politica è un divertimento, attenzione, ma giusto, bisogna essere seri e questo, ma chi ci conosce sa, nel senso, voglio dire che siamo e sono uno che piace chiedere al cittadino in giro per le strade il loro consenso, avere il loro consenso e avere la loro fiducia, che mi hanno dato sempre, e sono onorato per quello, e non mi vergogno a richiedere il consenso per le prossime elezioni regionali. Noi, Mimmo, dopo che ci ha dato l'ok, naturalmente, perché non potevamo prima di non avere l'ok di un leader del partito che avremmo ottenuto e che tu avresti dato questa bellissima notizia di candidatura, eravamo fermi, perché se non c'è un partito, vediamoci chiaro, ci candidiamo a che cosa? Portone dell'albergo, giusto, avvocato? E quindi dopo che abbiamo ottenuto questa bellissima risposta, questo bellissimo risultato, già noi abbiamo iniziato, come ci hai detto tu, ci hai suggerito, la campagna elettorale. Siamo già spediti, questa è una bellissima occasione voluta fortemente da noi, ma dal grande leader Francesco Foggia, perché lui a livello mediatico, dobbiamo dirlo, è un mostro, cioè, è uno che sa organizzare le cose, bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, è stata una sua idea, una sua proposta, come, quando, la verità, lui giustamente poteva essere presente oggi e non prima, perché se no l'avremmo fatto pure prima, giusto Francesco? Ma ripeto, siamo pronti a fare la nostra battaglia politica. Noi non abbiamo nemici, avremo gli avversari. I nemici forse li hanno gli altri, a noi non ci appartengono. A noi piace fare politica, chiedere consenso, come abbiamo fatto sempre. Non abbiamo, c'è un nemico da distruggere. Cercheremo i consensi prima per l'UDC, perché è il partito dove facciamo parte, perché oggi, ora da domani in poi, da ieri addirittura, rappresentiamo un partito e cercheremo di farlo giustamente, farlo valere per quello che è stato nel tempo, e poi chiederemo naturalmente il consenso per me, perché sono per le elezioni regionali, ma faremo entrambe le cose, il consenso prima dell'UDC, perché senza i consensi del partito è chiaro che non si va avanti, e poi il consenso personale. Ripeto, sono fiero e orgoglioso di farne parte di questa famiglia e ti ringrazio a te e a tutti di vero cuore. Grazie sempre a tutti voi che mi sostenete
è iniziata adesso, quindi vi dico già a priori, non è finita, tipo vabbè, d'ora avanti inizia la campagna elettorale, quindi siete pochi, noi dobbiamo diventare 1000, 2000, come ogni campagna elettorale, quindi dovete avere a che fare con me e con noi, già è iniziata la campagna elettorale, vi auguro un buon Natale, un buon fine anno, da stasera in poi siamo tutti, dobbiamo scendere tutti in campo per chiedere i nostri consensi. Speriamo che i cittadini, come sempre, ci daranno le risposte come abbiamo sempre ottenuto. Grazie di vero cuore. Bravo Pietro, grazie. E sia questo l'inizio e non la fine di un'avventura. Un augurio e un grande bocca al lupo. Passo la parola all'onorevole Mimmo. Grazie Franco, ma non sarà un'avventura. Faremo una cosa bella e seria, vi voglio ringraziare tutti e non cito tutte le persone che sono qua ad ascoltarmi, perché qua dentro c'ho tanti tanti amici che negli anni e forse nei decenni mi hanno sempre sostenuto con grande passione e con grande entusiasmo. Però c'è un tempo per tutti, prima hanno sostenuto me, poi siamo cresciuti, poi abbiamo conquistato un ruolo provinciale e poi ci siamo candidati ad uscire fuori dai confini e a pensare una cosa diversa. Ma prima di andare alle cose che dobbiamo fare, dagli interventi che ho ascoltato con vivo piacere mi è venuta in mente un'idea. Perché noi abbiamo una platea, come diceva Fabio, che è ancorata a vecchi valori e, come diceva l'avvocato Morello, ad alcuni principi. E allora io, mentre loro parlavano, pensavo: voglio organizzare un convegno e questo convegno lo affido proprio a loro due. Vedete, dobbiamo saper osare. Noi dobbiamo fare un convegno che ha un titolo intrigante, da De Gasperi a Jobs, perché sono dei visionari. Steve Jobs è stato uno che con la sua visione strategica ha cambiato il mondo. Non tutti riflettono che De Gasperi, con la sua visione strategica, eravamo nel momento del post-guerra, ha saputo cambiare l'Italia. Quindi bisogna saper spiegare agli italiani quello che è stato un partito, che cosa ha rappresentato, gli errori che ha commesso o le idee nuove che vuole portare avanti. Perché dico le idee nuove? Perché io a Mazara del Vallo, e ora andiamo così per chi ci ascolta, ai messaggi chiari che la città deve ricevere, sono stato sempre uno che ha costruito le cose piano piano, sono stato uno che ha saputo organizzare anche con un poco di fortuna alcuni blitz in alcuni momenti, lo dico con assoluta franchezza perché capivo di fare l'interesse della città in quel momento. Sono stato uno che poi ogni tanto, ahimè, ha preso delle sconfitte, perché bisogna raccontare le cose belle, le cose brutte. Enza, bisogna raccontare le cose belle, le cose brutte, noi ci dobbiamo dare del tu, perché in una comunità si danno tutti del tu, quindi non è un problema del lei perché ci conosciamo poco. Noi ci conosciamo poco perché oggi stiamo cominciando un nuovo percorso, ma avremmo modo di costruire questo partito in maniera diversa. Quindi dicevo, dobbiamo pensare alle cose diverse e dobbiamo sapere qual è il nostro obiettivo e quali sono i messaggi che dobbiamo dire alla città. Perché parlavo di Mazara e del ruolo che ho avuto a Mazara, costruito con infinita fatica, piano piano, piccoli pezzettini? Perché io non ho fatto mai lo spavaldo, però oggi il messaggio che voglio consegnare alla città è che qua dentro c'è la forza, non per organizzare una lista, per fare due liste, e noi cominciamo la campagna elettorale non solo per le elezioni regionali, anche per le elezioni comunali, perché blitz dell'ultimo minuto come quelli che hanno organizzato qualche tempo fa e che ci hanno visto tutto sommato solo perché non eravamo organizzati, soccombenti, non ce ne saranno più. A Mazara del Vallo si farà i conti con questa classe dirigente, con questo gruppo consigliare e con le due liste che noi faremo, senza se e senza ma, così chiunque sappia qual è la nostra volontà. Ma prima di arrivare alle elezioni comunali ci saranno le elezioni regionali e io vi dico che ci saranno pure le elezioni nazionali e contestualmente alle elezioni comunali ci saranno le elezioni politiche. Ora io vi parlo con assoluta franchezza, perché bisogna essere chiari, perché quando uno fa un patto
lo deve sapere mantenere, lo deve sapere rispettare, lo deve sapere comunicare e non si deve tirare, e non si deve tirare indietro. Io ho fatto un patto con i ragazzi che mi sono venuti a trovare, chiedendomi: senti, noi siamo a Mazzara del Vallo un gruppo dirigente importante che si è sempre distinto per i risultati che ha avuto. Oggi vogliamo fare una cosa diversa, lo diceva Vito. Noi ci siamo distinti perché siamo stati organizzati in delle liste civiche. Noi riteniamo che Mazzara del Vallo, dall'espressione del civismo, che è una cosa che ha fatto crescere Mazzara, non abbia tratto grandi benefici. Vogliamo fare una cosa con un partito organizzato. Lo vorremmo fare con l'UDC. Molti di voi penseranno con l'UDC, ma tutto sommato quando si parla in televisione non è che sempre l'UDC compare. Che cosa vogliono fare i ragazzi? Dove stanno andando? Come si stanno affidando? E allora poc'anzi dicevo nell'intervista che ho fatto, vedete che l'UDC è un partito che in Sicilia ha sempre fatto la differenza e lo ha fatto a prescindere dalla classe dirigente, perché questa è una cosa importante. Un partito non si distingue soltanto per la propria classe dirigente, si distingue per i valori che rappresenta. Poi la classe dirigente sa fare la differenza, la fa in Sicilia, la fa a Mazzara del Vallo, la fa in provincia di Trapani. Perché vi dico questo? Perché 10 anni fa, quando un pezzo della classe dirigente è andato via, il partito ha fatto il 10%. E 5 anni fa, quando un pezzo della classe dirigente è andato via e sono rimasto da solo io, il partito ha fatto il 7%. Con una differenza, che in questi 4 anni abbiamo saputo costruire in tutta la Sicilia una nuova classe dirigente e oggi stiamo cominciando a presentarla alle città o alle province dove abbiamo deciso di candidarci. In provincia di Trapani abbiamo 5 candidati. Io non vi dico chi sono gli altri 3 candidati o chi sono gli altri 2 candidati, perché dopo è scontato, la mia candidatura è quella dell'onorevole Locurto, che è anch'essa candidata alle elezioni regionale. Però 5 anni fa, quando io sono venuto qua e nessuno credeva a quello che stavo facendo, nessuno mi ha manifestato la disponibilità della candidatura. Invece oggi vi dico che abbiamo la fila dietro la porta in tutta la Sicilia, perché si è capito che il nostro partito fa la differenza, e non fa solo la differenza per la classe dirigente che sa costruire, fa la differenza anche per il presidente che deve vincere. Ecco perché vi dico che nonostante il Partito Nazionale non compare nei sondaggi, questo centrodestra, e vedete quello che succederà dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, che sarà un centrodestra che capisce bene che non può essere un partito soltanto di destra a guidare l'Italia, ha bisogno, ma l'ho spiegato poc'anzi quando facevo riferimento a De Gasperi, a quell'area moderata che poi è il collante che unisce tutta l'Italia. Vedi, Ilenia, il partito, l'Italia è un paese stretto stretto, lungo lungo, fatto di 1000 differenze. Queste differenze non si sommano soltanto con l'appartenenza patriottica, si sommano tenendo conto delle differenze che ci sono in tutti i territori. E se qualcuno di voi mi chiede cosa io ho in comune con uno del Trentino Alto Adige, io vi dico che in termini di mentalità forse pochi, però riconosco che l'Italia senza il Trentino non ha dove andare, ma voglio che i trentini riconoscono che l'Italia senza la Sicilia non esiste, e se non esiste senza la Sicilia, io so per certo che non esiste senza la provincia di Trapani e spero che non esista senza la città di Mazzara del Vallo. Questa è la differenza che ci distingue e su questo io sto lavorando in tutta la Sicilia. Poi io quello che farò io non lo so, so quello che farà il mio partito e farà un grande risultato, e in questo grande risultato, visto che lo sto organizzando, io spero di fare pure cose diverse. Ho parlato a chiare lettere, io sono candidato alle elezioni regionali, il che significa, per avere idea voi di come ci stiamo confrontando, che se le regionali, e saranno il primo appuntamento, tranne sconvolgimenti su cui io non ho la biglia di vetro, non sono nelle condizioni di prendere, noi saremo antagonisti, ma saremo antagonisti perché io voglio fregare lui o voglio rubare voti o perché lui cerca di fregare me. No, lo facciamo per fare crescere il partito, perché in un partito serio quando si prendono gli impegni si mantengono. E il partito mantiene gli impegni non solo sulle candidature, ma sulla prospettiva politica.
Quindi io vi posso garantire che se sono candidato alle elezioni regionali terrò conto del contributo di tutti e vedremo quale sarà la differenza e su quella costruiremo una prospettiva politica che riguarderà tutti. E questo vale per le elezioni politiche, perché nessuno ci verrà a dire da Roma quello che si deve fare in Sicilia o in provincia di Trapani, credetemi. Per quello che ho fatto io penso di poter parlare con assoluta franchezza, che anche lì abbiamo e giochiamo una partita importante, perché il nostro partito permetterà al centrodestra di vincere, ma il centrodestra sa che se vince da solo senza l'aria moderata che assomma le differenze di tutta l'Italia non potrà governare. Il problema non è soltanto vincere, il problema è vincere e poter governare, e questo noi lo sappiamo fare perché lo abbiamo dimostrato sempre, tant'è vero che oggi in Italia si registra lo stesso appeal che si registra in Sicilia, e sono contento che Vito, Antonio, Francesco e tutti Pietro. Gli amici Pietro. Posso dirti una cosa? Ma raga, posso dirvi una cosa? Ho un padre che si chiama Vito, un figlio che si chiama Vito, se sbaglio dicendo Vito. Poi siamo a San Vito, tipo che il nostro patrono. Ecco, nostro patrono. Certo, lo so bene. Guarda, vado oltre, per dimostrare che lo conosco benissimo. Il 15 giugno è San Vito, perché non posso sbagliare. Non si può sbagliare. Non si può sbagliare. Ecco, allora dicevo questo: loro hanno capito prima degli altri quello che stava succedendo, e quando sono venuti da me a parlare, dice Mimmo, noi vogliamo fare l'UDC, però abbiamo l'ambizione non solo di fare una dichiarazione che siamo l'UDC, di metterci la faccia, di scommetterci, di andare avanti. Io gli ho fatto una sola domanda: Picciotti, voi sapete come ragiono io? Io c'ho amici storici e quindi li devo sentire, ma ci mancherebbe altro. I tuoi amici storici sono i nostri amici storici, saremo noi a parlare con loro per capire quello che dobbiamo fare. E quando ho sentito i miei amici storici mi hanno detto, c'è Mimmo, è un gruppo dirigente importante, di fatto, di persone serie che sanno cosa vogliono fare. Allora mi sono posto il secondo problema: ma cosa facciamo? Una lista per le regionali o proviamo a costruire un partito? E loro hanno risposto dicendo, noi facciamo due cose, facciamo una candidatura, costruiamo un partito e guardiamo alla città di Mazara del Vallo. Questo significa che noi siamo pronti a Mazara del Vallo. Ecco il secondo messaggio che voglio che arrivi chiaro a tutti: noi faremo con la nostra lista e con l'altra lista di Francesco la differenza. Perché io vi posso garantire che qua dentro c'è una classe dirigente che, se vale a livello regionale, perché dove va l'UDC si decide la vittoria del presidente, vale pure a Mazara del Vallo. Solo che c'è una differenza: che a Mazara del Vallo noi non facciamo la differenza per fare vincere un sindaco. Noi a Mazara del Vallo saremo determinanti per indicare un sindaco, così lo sanno tutti quello che vogliamo fare. Perché noi non siamo abituati a dire le cose dopo, le diciamo prima. Così altri, se vogliono, si attrezzano. E che ossafirriano per attrezzarsi, per fermarci, più si dimostrerà che devono venire a cercarci perché siamo indispensabili. Questo è quello che vogliamo fare. Ne abbiamo parlato con Pietro, con Antonio, con Francesco, abbiamo raggiunto questa intesa. Sarebbe stato poco corretto se quello che ci siamo detti lo avessimo tenuti nel segreto di una stanza. Le cose, la città di Mazara merita rispetto. Questo significa che le cose non si nascondono e la città non si prende in giro. Noi oggi abbiamo fatto questo, un'operazione politica di lungo respiro, che guarda all'UDC, alle regionali, ai candidati che si scommettono per arrivare. Poi io spero che possiamo prendere tantissimi consensi da dimostrare al Partito Nazionale che sono indispensabili per la prospettiva politica provinciale, regionale e nazionale. E per la città di Mazara del Vallo ci siamo stretti la mano. Io questa stretta di mano simbolicamente ora con Pietro la faccio davanti a tutti voi, perché la città sappia quello che stiamo facendo. Buon Natale a tutti.